Buongiorno amici, allora in tanti mi avete fatto notare che non faccio più le pillole video. Il problema è semplicemente che fa troppo caldo, le pillole video andavo bene a registrarle mentre mi allenavo e io in genere in estate sospendo i miei allenamenti in montagna col cane perché è troppo rischioso per il cane. Detto questo, ho preso atto e quindi ho deciso di rifarle in studio, qui nel mio studio. Però avevo un po' esaurito anche le materie, insomma, ci sono centinaia di pillole video sul mio canale YouTube, centinaia, trattato tutto il trattabile e sì, vi consiglio di ripescarle dall'inizio se avete perso le prime perché meritano. Sono anche tutte quante raccolte sul sito www.sergiotomasella.it. Allora, ho deciso di fare una cosa, siccome sono soprattutto pillole sugli ingredienti e sull'esca, e siccome ho scritto il mio ultimo libro che invece è dedicato alla tecnica specifica del carfishing negli ambienti con tutte le strategie e le cose del caso, ho deciso di fare una serie di pillole video dedicate ai capitoli del nuovo libro. Stai facendo pubblicità? Sto certamente facendo pubblicità al mio ultimo libro, Carfishing, ambienti e strategie, che trovate in vendita su Amazon, perché ritengo che sia un ottimo libro dove sono trattate in maniera curata ma non troppo macchinosa o superficiale tutti gli argomenti interessanti per poter inquadrare ogni ambiente che vi troverete ad affrontare e avere così le dritte perlomeno basilari per interpretare al meglio la pescata e intersecarvi anche con le nozioni sull'esca che avete potuto certamente apprendere dal mio blog, così come dai libri precedenti che invece erano esclusivamente a tema esca. E quindi questa è la prima di una serie di pillole che tratterà i vari capitoli del libro nell'ordine stesso nel quale sono nel libro. In questo modo avrete la possibilità di prendere atto di cosa tratta il libro e quindi anche di decidere se questi 20 euro sono una spesa interessante per voi per approfondire il vostro bagaglio culturale di pescatori. Tralasciando l'introduzione e il glossario dei termini tecnici, che sono proprio l'apertura del libro, dove il glossario è comunque molto interessante, ma ci sarebbe da analizzare voce per voce, sono già trattate benissimo nel libro, vi spiego cosa sono tutti quei termini tecnici tipo hard hook bait, tipo shock leader, snag leader e via discorrendo che si possono trovare nelle varie letture dedicate alla pesca da carpa e che magari non conoscete perché insomma non è obbligatorio che voi conosciate da subito tutti i termini. Questo glossario vi può aiutare. Ma entriamo subito nel vivo invece del primo capitolo che tratteremo in questo primo mini video, che è, indovinate, la carpa. Allora, conoscere le abitudini dell'animale, soprattutto da un punto di vista di quelli che sono i suoi spostamenti, quelli che sono diciamo le ricerche di areali specifici per svernare, per fregare e soprattutto conoscere di cosa si alimenta nella fase giovanile, di cosa si alimenta quando invece è matura e grossa. Ecco, tutto questo insieme di informazioni sono certamente utili per permetterci di capire, in funzione della stagionalità soprattutto, dove portare la nostra azione. Questa è un'indicazione molto importante soprattutto nei grandi ambienti, perché un ambiente piccolino, una piccola cava, cosa volete, la possiamo esplorare in due o tre pescate e individuare gli spot nel pratico, cioè capire dove sono i pesci quando mangiano come concetto, perché l'ambiente piccolo e con tre canne lo posso esplorare già due terzi magari o per metà perlomeno. Ma se iniziamo a salire di dimensioni, grossa cava, grande lago, una diga, un grande fiume, un canale lungo chilometri, ecco che effettivamente il dove mettersi diventa un argomento di primaria importanza. Sapere che la carpa va in frega quando la temperatura dell'acqua sale oltre la soglia dei 15 gradi, quindi
quindi dall'invernale, dalle acque fredde, quando superiamo la soglia dei 15 gradi, si innesca il meccanismo di natura sessuale che spinge il pesce a spostarsi verso i probabili areali di frega e a imbrancarsi. Anche grosse carpe, normalmente solitarie, rispondono a queste regole. E siccome gli ambienti sono noti, negli ambienti della frega i pesci ci arriveranno quando l'acqua è attorno ai 19-20 gradi, che è la temperatura in cui frega. Però occhio, questa temperatura va misurata negli areali di frega, che di solito sono acque ben esposte al sole, molto vegetate e con bassi fondali. Quindi se io pesco in una ansa profonda del lago, è facile che mi trovo 15-16 gradi della mia ansa profonda, magari un po', come diciamo noi veneti, a posterno, cioè in un punto che non prende tantissimo sole, e i pesci già in frega nell'area diametralmente opposta, che invece è bassa fondale, ben battuto, e quindi ha già raggiunto magari i 18-19 gradi. Ci possono essere queste grosse differenze, sì, fra un ambiente e l'altro nello stesso lago? Assolutamente sì. Questo è il motivo per cui tanti pensano di essere in pesca e la frega non si è ancora iniziata e sentono 200 metri sull'altra sponda i pesci che sciompano, saltano e sono già in azione come concetto. Quindi occhio che i pesci si spostano già sopra i 15 gradi verso le aree ideali e a 19-20 gradi iniziano a fregare. Questo è oggettivamente l'unico momento certo di un'intera stagione. Nel senso che pesci di medie e grosse dimensioni in un grande ambiente possiamo essere, non dico certi, ma abbastanza sicuri di trovarli in determinate porzioni dell'ambiente solo ed esclusivamente in concomitanza della frega. Quello è un momento in cui scattano dei meccanismi di natura ormonale così forti, potenti, che nessun pesce si può sottrarre quindi a questo stimolo, ok? Ecco quindi che individuare le corrette aree di frega ci permette una chance di intercetto appena prima della frega dei grossi esemplari che già magari si appropinquano a queste aree, a queste zone. E quindi la nostra pasturazione di intercetto, cioè collocata in una posizione tale da essere incrociata dal pesce che si avvicina ai luoghi di frega, ci potrebbe dare effettivamente la possibilità di picchiare dentro grossi pesci che normalmente durante l'anno magari si disperdono invece chissà dove nel lago. E quindi la frega, momento strategico, devo sapere dove la fanno, è fondamentale. Per quanto riguarda l'alimento, capire cosa mangia una grossa carpa in un determinato ambiente è fondamentale per costruire un'esca da cacciatori. Perché? Quando c'è la massima disponibilità di quell'ambiente, di quel nutrimento in quell'ambiente, io pescherò il grosso pesce in prossimità dell'alimento naturale, ma in maniera contrastante. Andrò cioè a dare esche molto reattive in termini di gusto, banalmente una tiger nut fatta bene, ok? In un'area di grande disponibilità di cibo normalmente proteico, gamberi, lumachine, chioccioline, molluschetti di varia natura, eccetera. E quindi la mia strategia qui sarà solo capire dove sono i giacimenti di cibo, quali sono e dove sono, e ci pesco sopra con esche reattive, natty mix, beer food molto dolci, fatti bene anche da un punto di vista gustativo. Ma la vera chiave di volta quando sarà? Quando nei mesi autunnali, invernali, il fabbisogno alimentare del grosso pesce sarà altissimo, e fatalità la disponibilità del cibo che ha avuto, diciamo, a piene mani nei momenti favorevoli della stagione viene meno, perché allora io lì andrò a dare un'esca che invece si gioca in maniera naturalissima la chiave chimica dell'alimento naturale. Non ci sono più gamberi perché a novembre anche i gamberi vanno in un semiletargo, si spostano in mezzo ai pietroni, non si fanno più tanto vedere, e io caccio giù una krill bait fatta come Dio comanda. Allora,
Andrò a stimolare il pesce con dei segnali che gli sono congeniali, molto noti e per nulla sospetti, in un momento in cui quei segnali possono provenire quasi esclusivamente dalla mia moglie, e questo mi permetterà il bingo sul grosso pesce.